Per concludere il mix del nostro brano è arrivato il momento di trattare gli effetti, ed è questo l'argomento di questo video. Gli effetti ne avevamo già parlato in fase di arrangiamento, perché a un certo punto bisogna iniziare a concepire riverberi, delay e anche altri tipi di sonorità. Arrivati a questo punto, dopo aver equalizzato e compresso le varie tracce del nostro brano, è arrivato il momento di sistemare gli effetti in modo da dare un ordine e un'organizzazione al tutto. Il miglior modo per trattare gli effetti è quello di organizzare dei bus che si riferiscono ai vari gruppi di tracce. Se prendiamo come primo esempio il reverbero, assegnandolo ad una mandata relativa ad un gruppo di tracce, per esempio la traccia della batteria dove serve o la traccia delle voci, in questo modo si hanno due, massimo proprio tre T di reverbero per un'intera traccia, e in questo modo si armonizza il trattamento dei vari suoni, oltre a rendere il lavoro di mixaggio più fluido, perché non hai tanti plugin sparsi qua e là per lo stesso tipo di effetto. È un po' il modo di pensare analogico, come si faceva prima: mando tutte le tracce che hanno bisogno di essere trattate con un reverbero all'effetto, che poi mi ritorna su una traccia o comunque su un gruppo. Anche perché non hai bisogno di inventarti tanti tipi di effetti diversi. Il reverbero, innanzitutto, non bisogna abusarne, perché sennò si crea quell'effetto da piano bar o l'effetto chiesa, che è usualmente deleterio per la musica. Ma il reverbero serve per creare l'ambiente, e allora deve essere più o meno lo stesso per tutte le tracce, a meno non se ne voglia fare un uso particolare in determinati momenti. Lo stesso vale per i delay. Se si vuole creare un effetto particolare, si va ad inserire un delay specifico e si va a mettere nel bus relativo al gruppo di tracce a cui si vogliono far andare quel suono. Può essere un effetto sulla voce o un suono che rimbalza in modo particolare. Altrimenti si manda la traccia che ha bisogno di un po' di delay nella mandata relativa, così posso miscelare il mix anche tra suono effettato e suono reale. E oltre a riverberi e delay, poi ci possono essere effetti vari di qualche tipo, con flanger, phaser, tutti effetti che è bene mettere nella mandata relativa al suono a cui serve. L'effetto non deve essere mai troppo eccessivo. Il miglior riverbero è quello che non lo senti neanche, entra in azione proprio quando è strettamente necessario e te ne accorgi solo se ci fai particolare attenzione, perché è lì che crea l'ambiente. E così come gli altri tipi di effetti, maggiore è l'uso dell'effetto, più il suono ne risulta impastato, quindi perde di definizione, di raffinatezza, di dinamica, eccetera. Una volta sistemati tutti gli effetti, a questo punto si dà un'occhiata al mix che torni tutto e si fa un bounce per valutare bene i livelli. Dopodiché, se il suono è come desiderato e i livelli tornano, si può andare nella fase successiva, l'ultima del nostro brano, che è quella di mastering. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima.